L'attesa, io mi ricordo che ovviamente si giocava, era il 23 giugno, quindi si giocava alle 8 e mezza e anche alle 8 e mezza faceva abbastanza caldo. Ricordo che il pomeriggio, cioè, era lungo e allora mi ricordo che mi misi a guardare un film e non so come riuscii a guardare tutto questo film e quando finì il film, al di là del piacere di vedere questo film, di cui mannaggia non mi ricordo il titolo, però si era avvicinato il tempo quasi di vestirsi e di andare alla partita. Ho proprio un ricordo nel momento in cui la partita finisce con un tiro da tre che poi non contava nulla perché eravamo avanti di 4 punti, quindi cioè non è, però c'è proprio, cioè sentivo, cioè, il cuore, i brividi, tutto, e quello proprio è un qualche cosa, cioè uno stritolamento fisico che sentì. Il giorno dopo era il 50° anniversario di matrimonio dei miei genitori e il giorno successivo dopo era il matrimonio di Fantoni. Sono totalmente non da cerimonia, che se avessero perso sarebbero state più pesanti. E credo che sono state 2 cerimonie in 2. Che bello andare, perché si era conquistato qualche cosa che non era solo una promozione, era qualche cosa in più, partendo da una visione del presidente, partendo da tante persone, tante che poi erano cresciute dentro questa società e era qualcosa di diverso. Il primo contatto è stato nel giugno del 2000. Avevo finito dopo 17 anni la mia esperienza, collaborazione, la mia crescita anche come persona con la Pallacanestro Olimpia e tramite Beppe Barbera avevo avuto un appuntamento con il presidente Ceruti. Mi ricordo un sabato pomeriggio dove parlammo in una sala riunione carica di storia della sua azienda, parlammo per ore. Capii subito quel giorno lì che qualcosa nel futuro poteva accadere per la qualità delle idee. Poi c'è stato un secondo contatto in cui, mentre facevo il direttore dello scout internazionale con i Phoenix Suns, venni qui per fare il consulente. L'avvicinamento di Vanoncini, Beppe Barbera allenatore, e diciamo io facevo l'assistente che faceva gli allenamenti e Beppe Barbera conduceva in partita, però è stato proprio piccolo. E poi dal 2006 sono incominciati 6 anni come allenatore responsabile dell'area sportiva. Sia dalla dimensione della sede, sia dalla dimensione della struttura, c'era una società del basket minore con un proprietario che aveva una visione molto più allargata, molto più di volontà di crescita. C'era una sola persona che era dipendente, che è quello a cui tutti vogliamo bene, come Gabriele Fioretti. Magari invece c'era anche una fascia di quelli che da anni vivevano il basket minore e non avevano la stessa visione del presidente. Quando c'è l'apertura, un cambiamento, bisogna portare energie fresche e soprattutto persone che siano aperte al cambiamento. Quando si vuole cambiare qualche cosa c'è la resistenza dei famosi no, non si deve fare così, siamo sempre aperti così. E quindi era cercare di portare assolutamente gente giovane e soprattutto avere gente giovane che viveva, magari aveva vissuto anche la società da ex giocatori, però dargli piccoli incarichi proprio per cercare un terreno di entusiasmo, un terreno che volesse guardare avanti e non dire eravamo abituati così. Prima mia stagione da capo allenatore è la conquista dei playoff. Mi piace ricordare le prime 2 partite, sconfitta in casa con Imola di 20 punti e sconfitta a Reggio Calabria, 2 partite che avevano messo ovviamente dubbi in tutti, però penso che sia la forza nel portare avanti Ceruti, la visione, sia perché penso che facendo un cambio radicale anche da tutti i punti di vista necessitasse tempo, per costruire qualche cosa bisogna soffrire. Il secondo anno fu quello in cui si cercò di fare un passo avanti, ci fu perché ogni anno migliorammo la nostra classifica in stagione regolare, però per esempio ci fu dividere il ruolo di playmaker tra Fazzi e Donte Matis, questo non può funzionare. Nonostante questo, 2 persone intelligenti migliorammo il risultato. La terza stagione sicuramente si fa un salto di qualità, non si partecipa più a
campionato di Lega 2 si vuole competere per vincere. Playmaker americano, Zebian Dodel, un giocatore che veniva da un campionato vinto ma giocando in un modo completamente diverso dal college. E quindi credo che dopo aver visto i progressi di Otis George, anche di Taquandino in un certo modo, cioè quello fu proprio l'anno di Dodel insieme all'arrivo, perché è un arrivo importante con contratti triennali, quindi per la visione della proprietà di Ghiacci e di Fantoni. È mancato, mi sembra, cioè non solo una risposta nazional popolare, ma è mancato di fare un fallo quando eravamo avanti di 3 punti per non far sì che Phil Loy pareggiasse al supplementare una gara che avrebbe eliminato Cremona e ci avrebbe portato in finale. Sicuramente saremmo stati molto convinti di poter vincere. Il quarto anno è anche il quarto anno di minori risorse, sempre con l'ambizione tecnica di competere, però con minori risorse. Ha sofferto all'inizio perché c'era un giocatore come Andrea Ghiacci, che era sicuramente un giocatore importante, che da un grande amore tecnico nella stagione precedente si crea una situazione che non si era mai vissuta a Casale. Si arriva a una decisione di una sua messa fuori rosa e da lì la stagione cambia anche per la presenza di Levin, che arriva come gettonaro. Levin in una squadra operaia che dava uno spettacolo difensivo per abnegazione, per convinzione, per collaborazione e comunicazione, e arriviamo a giocare con il vantaggio, ribaltando il vantaggio con un fattore campo Sassari, ma poi Sassari è stata più brava di noi. Innanzitutto durante avevamo preso l'anno prima quello, diciamo, della sconfitta con Sassari come insurance guy, come giocatore che poteva aiutare in caso di infortunio, Ricky Hickman, che veniva dalla Finlandia, che si allenava con tutti i giorni. Ricky Hickman, come poi ha testimoniato la sua carriera, è un ottimo giocatore, ma la mia scelta è sempre stata questa, anche in precedenza quando si rimise Taquandin al ristabilito dall'infortunio al posto di Troy Bell, che nessuno può perdere il posto, perché credo che Casale deve essere un posto dove noi crediamo in te, finché ci sei tu, non facciamo dualismi. Ripartiamo da Ricky Hickman, la quinta stagione, quella della promozione, e un Ricky Hickman che all'inizio della stagione fece fatica. C'era gente che proprio sussurrava alle spalle, ma per farsi sentire, ma come ha fatto? Proprio ormai non vede più niente. L'ha tenuto, riferendomi a me, l'ha tenuto 2 mesi, e questo è un giocatore al massimo di B2, è un giocatore al massimo di B2 che ha vinto l'Eurolega. E questo per dire che tante volte bisogna avere equilibrio, e credo che dal presidente Cerrutti a tutte le persone che lavoravano si è sempre poi cercato di avere equilibrio. In più credo che una cosa che ovviamente io avevo sempre cercato di fare, di portare Malaventura, quell'estate lì Cerrutti disse: no, adesso qui dobbiamo aggiungere un qualche cosa in più, e infatti Malaventura aggiunse che cosa? Aggiunse l'abitudine già a vincere, l'abitudine ancora di più in un programma serio di essere serio ogni giorno. E la stagione fu, diciamo, sempre di grande crescita. A me piace ricordare che aver perso salvando la differenza canestri a Venezia, che sembrava, ma sì, forse, vabbè, cioè, beh, poi fu, credo, poi alla fine molto determinante. La fotografia è semplicissima, cioè il canestro che fa, adesso non mi ricordo quanto, diciamo 1:20 alla fine, che ci porta più 7 in gara 5, e credo che sia quasi il sigillo della promozione. Annamacca veniva da una stagione retrocesso con Ferrara, senza occupazione i primi 2 mesi, diciamo agosto-settembre, e dove aveva tirato la stagione precedente, senso sotto il 30% da 3. Nel nostro sistema chi gioca 4 come Annamacca deve tirare a 3 per allargare gli spazi. Quando la prima volta in palestra individualmente feci tirare Namaka anche insieme a Andrea Valentini così, e ok, fui sicuro che lui poteva tirare da 3 benissimo, e quando uno è convinto poi è accompagnato anche dalla fortuna di quel canestro. E in più Namaka era una persona, la terza fotografia, era una persona completamente silenziosa, non si sentiva, soltanto che c'era anche un piccolo dettaglio molto favorevole, che se si giocava contro il miglior realizzatore della squadra avversaria, sia che fosse un giocatore 3, un giocatore 4, magari anche un giocatore 1 e 2 con cui lui poteva fare cambio, lui lo cancellava dal campo, non è poco.
l'anno della Serie A è dolore. È dolore perché potrei essere politicamente corretto, ma è dolore. Si parte con entusiasmo, ma la mia percezione è come se la gioia che si era conquistata non si viveva tutti i giorni. Feci degli errori nella costruzione della squadra, perché penso che sia giusto ammettere gli errori, e ci sono tante persone che mi possono insegnare ad ammettere gli errori, però l'errore non era percepito come un'occasione di crescita, anche se poi gli errori furono soprattutto di combinazione dei giocatori. Però gli errori erano vissuti tutti non più, e questa è la mia percezione, a livello di gruppo, ma come qualcosa a livello individuale. C'era da parte di tutti, e penso anche, e lo dico con grande affetto, da parte del presidente, il piacere della promozione, ma c'era per lui qualche problema molto più importante da affrontare e da vivere, e tutto questo rese un po' grigia la visione che fino ad allora c'era stata. Il presidente è una persona che ha sempre una visione, è una persona che vive di entusiasmi, che ovviamente approccia lo sport diversamente da come approccia la sua azienda, però non dimenticando che anche un club di pallacanestro può muoversi in una direzione aziendale. Per 6 anni tutti i giorni ci siamo sentiti al telefono. Era un piacere scambiare impressioni, parole, di ascoltare, perché ci sono stati certi giorni dove magari non era così piacevole confrontare le nostre idee perché erano lontane. Ci sono stati certi giorni in cui ci siamo sentiti lontani, però credo che come sempre accade tra due persone che si stimano, almeno io assolutamente stimo il presidente e credo che gli voglio anche bene. La Juno Pallacanestro è una realtà che ha voluto da quel 2006 fare basket con una visione contemporanea e continua a farlo.